Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels. Per questa settimana abbiamo deciso di fare un makeup anni 80. Ebbene sì, ho fatto questa bellissima acconciatura. Ho fatto questa bellissima acconciatura proprio per questa situazione. E non so se vi piace così la codina laterale come si usava negli anni 80. Poi ho messo una camicia di jeans e questa giacca tutta ma tutta colorata, perché negli anni 80 si utilizzavano proprio cose colorate e anche abbigliamento tipo con code laterali e tutto. Non so se mi ci vedo tantissimo, diciamo di no, ma comunque andiamo a iniziare questo makeup. Utilizzerò dei colori molto particolari, molto sgargianti, quindi inizierò col mettere un primer per quanto riguarda gli occhi. Allora, ovviamente sapete tutti che questo video è in collaborazione con le Makeup Angels, quindi con Fabiana e Betty, quindi vi raccomando, non ve lo fate ripetere, mi secca quando devo ripetere le cose. Dovete andare assolutamente a vedere i loro video, perché io lo faccio anche un modo per scherzare, per mettermi alla prova. Loro sono bravissime, quindi dovete assolutamente vedere i loro video. Allora, cosa posso fare? Io volevo fare una cosa molto particolare e colorata, quindi quello che voglio fare è questo. Di solito utilizzo sempre, per quanto riguarda i fucsia, nella parte alta. Utilizzerò la Be Perfect, la Carnival, perché mi sto trovando bene. Allora, di solito io utilizzo tipo come sfumatura il rosso, questi colori qua. Invece questa volta vorrei proprio utilizzare il blu. Voi che dite? Allora, io sto utilizzando il D-Deep, che è il blu della palettina, questa qui. Allora, che dire, io sono nata nel 79, quindi centro proprio dell'inizio dell'80, quindi non è che mi truccavo e tutto, ovviamente. Però sono dei make-up che quando li vedo sinceramente mi piacciono tantissimo, perché sono troppo colorati. A me piacciono queste cose così, proprio vedere queste cose tutte colorate, belle, belle veramente. Perché si esagerava, ma si esagerava non in, cioè con i colori, tipo che so, non mi ricordo se Madonna, tipo queste icone proprio del pop, che avevano questi make up fantastici, spettacolari. Poi Madonna ovviamente un'icona di quelle pazzesche. Prendo la Goon, che è una specie di azzurro cobalto, e lo metto nella parte iniziale qui. Questa palettina non lo so se l'avete capito, ma mi sta piacendo tantissimo. Cercherò di sfumare anche nelle parti di sopra con questo azzurro molto molto carino. Ovviamente mi piace fare delle cose più particolari. La cosa che mi dispiace di più in questa palettina è che non c'è un colore tipo un panna chiaro, questo colore qua. E vado a prendere la mia alleata, come vi ho detto nel video dei preferiti 2020, che vi metterò poi qui nelle schede, se non mi ricordo. Perché ogni volta dico che ve li metto, poi me li dimentico. Utilizzo il panna, che sarebbe questo qui, nella parte di sopra, per sfumare i due colori. Ditemi se si vede bene col fatto che utilizzo lo specchietto così mi adeguo. Aggiungo il blu come poco fa e cerco di sfumare questa parte. A
adesso vado a mettere un po' di ombre e ombretta, un po' di correttore per fare la cut crease. Siccome ho ritrovato il pennello della cut crease, allora appoggiamo leggermente, apriamo. Ovviamente, essendo una palpebra di una persona adulta, ho di più da correggere. Allora, come colore volevo mettere, era indecisa tra questo qui e questo più fucsia. Credo che metterò questo e poi all'inizio questo. Non lo so, vediamo. Vediamo un po' cosa riusciremo a fare. Allora, metto questo fucsia qui. Cioè, guardate. Sono molto belli e pigmentati questi ombretti, eh? Poi lo sfumeremo. Poi nella parte al contrario metteremo il fucsia proprio qui, anche se avrei messo, e per fare una cosa più particolare, perché ovviamente è sempre un make up diciamo degli anni 80 e tutto. Allora, poi cosa faccio io di solito? Prendo la punta del pennello, anche se colorato e tutto, e io lo passo proprio così, proprio per sfumare questa parte. Allora, voglio mettere un altro colore proprio all'inizio dell'occhio. Se metto questo verde lime, che dite? Peccato che non potete rispondere, se no mi aiutate voi a fare il make up. Comunque, essendo un make up molto molto colorato, è bello fare dei colori accesi. Insomma, questo colora poco poco. Allora, vado a prendere di nuovo il blu perché ho intenzione di intensificare questa parte e alzarla leggermente. Mi piace. Non lo so, a voi come sembra? Adesso andremo a mettere la matita nera, questa qui di Nabla, la Cupid's Arrow. E devo dire che l'altra volta quando l'ho utilizzata mi è piaciuta. Non ricordo la durata perché poi non mi sono sentita bene, quindi sono andata a casa, non ho controllato sinceramente la durata effettiva, però devo vedere. Come scrivenza è buona. Allora, adesso mettiamo il mascara, ovviamente. Ditemi se vi piace questo tipo di make-up così tutto colorato. Perché ovviamente io lo faccio perché ho visto delle foto per quanto riguarda gli anni 80 e sinceramente ho visto un sacco, ma veramente un sacco di make-up tutti colorati. Anche se dopo voglio mettere dei glitter, vediamo. Appena faccio, ecco, mi sono sporcata. Appena faccio l'altro occhio, magari proverò a vedere se mi piace tipo mettere qualcosa di colorato. Nella parte di sotto invece voglio mettere il fucsia proprio per intensificare il colore. Ed è questo bellissimo colore molto ma molto acceso. Chiudo gli occhi perché ho paura sempre che mi entri il pennello dentro l'occhio. Non lo so se voi avete la stessa fobia. Lo aggancio al blu, così anche se mi trascino un po' di blu da questo lato, non fa niente. Perché poi prenderemo il pennello di poco fa,
per quanto riguarda i blu e lo passeremo così per far sì di allungare, non so se si vede, senza prelevare altro prodotto. E poi riprendo il fucsia. È molto colorato. Adesso stoppo così, vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo. Ciao. Allora, ho fatto l'altro occhio, spero ovviamente che vi piaccia questo make-up. Andrò a mettere il correttore di Astra per quanto riguarda le occhiaie, anche se, come vi dico sempre, non è che devo uscire, però se dobbiamo fare un make-up particolare lo facciamo fino alla fine. Non farò le labbra perché, come vedete, ho le labbra screpolate e quindi non metterò niente perché, soprattutto visto che non devo uscire, non mi va di rovinarle ancora di più. Allora, vado a mettere il correttore. Ovviamente spero che il mio make-up vi piaccia perché mi sto sbizzarrendo perché ovviamente queste sono idee che vengono a Fabiana, quindi alla Dizzy. E lo fa apposta perché vuole, diciamo, farci mettere in gioco provando nuovi make-up, nuove cose. Metto questo fondotinta di Huda Beauty che è scuro, ma lo metto perché lo voglio utilizzare, ovviamente, e visto che non devo fare niente di particolare, anche se non devo uscire perché vedete è un po' scuro, visto che non devo uscire, non devo fare niente, ho detto lo provo, almeno lo utilizzo per qualcosa, no? E devo dire che in questi giorni lo sto testando e di essere è molto buono, però ho cannato la colorazione, è un po' biscottata e io sono molto molto chiara. Però se non dobbiamo uscire, non dobbiamo fare niente di particolare, lo posso benissimo utilizzare. Che dite? Almeno così lo sfrutto e non lo butto perché giustamente l'ho pagato anche scontato, ma l'ho pagato con i piccioli. Capite? Non lo metto nella fronte perché ho anche degli sfoghi, quindi non voglio. Allora, messo così non è niente male, devo dire. Cioè io perlomeno mi vedo. Ed è carino, forse perché non lo metto tanto. Devo dire che è carino. Ho messo la base sotto, quella di Kiko che ho messo ultimamente. Non so se vi piace. Comunque devo dire che è molto, molto, molto carino. Devo dire che anche se scuro, il suo perché ce l'ha. Dobbiamo poi verificare se va bene oppure no. Non so se opacizzare il viso, sinceramente, perché non lo vedo troppo. Sì, un po' appiccicoso lo è. Quindi opacizziamo il viso. Utilizzo l'ultimo strato di Elf, della cipria Elf, così la tolgo definitivamente. Po' che ce l'ho, quindi è giusto anche toglierla. La metto con con le spugne. Adesso mettiamo il blush, però prima volevo mettere qualcosa di glitterato proprio negli occhi, proprio all'interno, e metterò questo qui di Wycon, che sono dei glitter pressate e li voglio mettere se riesco proprio qui. Aspettate, c'ho lo specchietto. Li metterò qui come punto luce invece di mettere un ombretto normale, nel senso luminoso e tutto, metterò proprio i glitter. Visto che si osava, osiamo. Ecco,
Che poi è bello perché si sperimenta tante cose molto più particolari. Come blush andrò a mettere questo qui di Kiko, che è il numero 03 Perfect Rose della Holiday, perché è molto più rosa. E diciamo negli anni 80 c'erano queste guanciotte molto fucsiate, quindi molto molto rosa. Così abbiniamo lo scrunchie, che sarebbe l'elastico, al make-up. E devo dire che a quei tempi il blush si osava, proprio osate. Poi andiamo a mettere l'illuminage utilizzerò sempre questo qui di Kiko, che è della Ocean Fill ed è lo 01 Golden Vibes o Vibes. Mettiamo un po' di illuminante per illuminare questa vita. Mi vedete? Mi vedete? Da lì mi vedete? Nasino alla francese, perché ho un nasino alla francese. Purtroppo le labbra non le posso fare e quindi questo è tutto. Bene ragazze, che dire? Io mi sono divertita tantissimo a fare questo make-up perché veramente ho questi capelli bellissimi. Io direi di uscirci anche con questa congiatura. Non posso dire che mi fanno male le labbra. Aspettate che vi allontano, che è meglio, perché vi avevo troppo, ma troppo vicino. Così. Allora, che dirvi? Io mi sono divertita tantissimo a fare questo make-up perché è un modo anche per sfogarsi, per sbizzarrire anche la sua fantasia e tutto. Quindi Fabiana lo sta facendo proprio per questo, per mettermi alla prova e anche per farmi sbizzarrire per quanto riguarda il make-up. E quindi io ringrazio tantissimo perché sia Fabiana che Betty mi incitano tantissimo a fare dei make-up più particolari. Dandomi delle chicche su cosa posso fare e mi aiutano tantissimo, cosa che raramente vedo qui su YouTube. A me dispiace tantissimo perché non c'è più quella coalizzazione per quanto riguarda le donne, anzi, se possono pestarti i piedi te li pestano tranquillamente. Quindi questa cosa mi dà letteralmente fastidio. Invece io fortunatamente conosco queste due fanciulle che mi stanno aiutando tantissimo e li ringrazio dal primo giorno, che abbiamo fatto anche un anno per quanto riguarda le Makeup Angels, se ce la siamo anche dimenticati. Li ringrazio tantissimo perché tramite loro due mi stanno aiutando tantissimo per quanto riguarda il make-up e mi stanno invogliando a fare tanto tanto di più, quindi è una cosa ottima. Quindi le ringrazio tantissimo. Ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto se anche voi negli anni 80 vi truccavate in questa maniera e ditemi se ho sbagliato qualche cosa. Sono curiosa di sapere se vi piace tutto oppure avreste cambiato qualche cosa. I vostri commenti sono sempre ben accetti perché so che la maggior parte delle persone, per non dire tutte, siete delle persone educate e i commenti veramente li trovo tutti graditi. Sono molto molto contenta, veramente. Per quanto riguarda questo video è tutto, io ringrazio tantissimo Fabiana e Betty. Ovviamente vi metto giù nell'info box i due video per quanto riguarda questo make-up anni 80, sicuramente lì troverete l'arte pura e quindi sono molto contenta di andare a vedere anch'io cosa hanno combinato le altre due. Io vi ringrazio, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!